La mia famiglia, la famiglia Marrocco, ha origini antichissime. E possiamo dire che siamo la quarta generazione, posso dire di essere nata con la pietra. Chiaramente il mio è un modo di dire, ma ho vissuto l'odore, i profumi e la luce di questa pietra fin dalla mia nascita. Mio padre, Marrocco Salvatore, che è una persona che ha dato un contributo notevolissimo nella mia formazione, nella mia esperienza, ha sempre lavorato in un mercato prettamente regionale nel mondo della pietra, sia come cavatore che come, quindi come estrattore e anche nella produzione e nella commercializzazione. E poi, unitamente ai miei due fratelli, Marrocco Giuseppe e Daniele, abbiamo avviato un percorso di crescita. Di sviluppo di quella che è l'azienda e in un settore che per noi è diventata l'anima della nostra vita oggi, essenza della nostra vita. La Pimarro è nata come un'attività prettamente in primis estrattiva e di taglio primario, ma da oltre 20 anni abbiamo avviato un percorso di lavorazione, di trasformazione, di lavorazione nel mondo dell'architettura. Quindi pavimenti, balaustre, archi, portali è diventato oggi il core business principale. Ma non è solo questo, abbiamo anche avviato un percorso di collaborazione nel mondo del design e nel mondo anche del mondo dell'arte che ha permesso anche un confronto con notevoli archistar che oggi collaborano costantemente con l'azienda. È un'azienda fortemente innovativa dal punto di vista tecnologico, ma anche molto artigianale. E proprio da questo forte connubio tra l'innovazione e la manualità e l'artigianalità ha permesso veramente un confronto, diciamo, di realizzare dei lavorati veramente innovativi, molto particolari. Soprattutto parliamo delle finiture. Noi abbiamo delle finiture da interno che sono veramente delle opere d'arte. Noi ci affasciniamo ogni volta che un architetto, un progettista si approccia con una nuova idea, con un nuovo progetto. La nostra azienda nasce come attività di estrazione, ma da oltre 20 anni ha avviato un percorso di mercato non solo regionale, nazionale, ma di mercati internazionali. Abbiamo in primis aggredito quello che può essere il mercato americano e poi oggi serviamo tutti i paesi dell'Est, i paesi degli Emirati, tutta l'Europa, ma paesi che noi mai avremmo pensato di poter arrivare veramente oggi hanno creduto in Pimar nella nostra realtà aziendale. La nostra azienda è ancorata fortemente al territorio. Abbiamo avviato un percorso di commercializzazione partendo dal nostro territorio e parlando del barocco leccese. E siamo sempre stati legati al territorio nelle collaborazioni dei nostri ragazzi, nei rapporti di collaborazione con gli istituti d'arte, gli istituti professionali, gli ordini, i progettisti. Veramente per noi fare sistema con il territorio è fondamentale per lo sviluppo non solo aziendale, ma di tutta un'area che è l'area appunto del nostro territorio, del Salento. Io quando parlo della pietra, per me è un ricordo della mia infanzia, della mia adolescenza. Ricordo veramente papà mio che è tuttora con noi e che tutti i pomeriggi in estate ci portava al mare, però nonostante ciò non sentiva la fatica e al ritorno dal mare nella sua segheria, che ancora voglio dire, io la chiamo, come posso dire, un laboratorio vivente. Tutti i pomeriggi lui andava lì a lavorare e a completare quel lavoro che non era riuscito a fare, proprio per permettere di mantenere quelli che erano gli impegni e tutto questo senza far pesare a noi né figli né alla famiglia. Ecco, io ho un legame fortissimo, ma fortissimo con questo ricordo. È una cosa per me meravigliosa. Ogni volta che chiudo gli occhi mi immagino papà che sta lavorando nella segheria proprio per completare questo lavoro.